Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri abbiamo parlato di quella che è stata la causa ritirata da parte dei querelanti sul Momentum, quindi in qualche modo lei l'ha spuntata, un video che insomma ha suscitato diversi spunti. Oggi però un video che reputo molto importante, raga, perché il tema che andiamo a trattare è un qualcosa di molto delicato. Io spero che questo video giri il più possibile e arrivi all'attenzione, se possibile, anche di EA. Perché c'è qualcosa che non sta funzionando al loro interno, io ne sono abbastanza convinto di tutto questo. Non so se ieri, insomma, avete visto circolare la notizia circa appunto la possibilità di poter acquistare da alcune persone carte non scambiabili. Io di questa cosa ne ero già a conoscenza, ragazzi, ma prima di portarvi un video ci ho pensato due volte. Innanzitutto perché non mi piace parlare a caso e lo sapete. Seconda cosa, per la delicatezza dell'argomento. Quindi cosa ho fatto? Sono 10 giorni che cerco di raccogliere quante più prove è possibili affinché potessi portarvi un contenuto di un certo tipo e finalmente sono riuscito a far quadrare il tutto. Quindi, senza perdere ulteriormente tempo, passerei un attimino sulla schermata di PC dove ci sono un po' di cosine che ho da mostrarvi e vi ripeto, ci tengo che questo video giri il più possibile perché in questo caso c'è qualcuno che sta lavorando da dentro EA in maniera errata per favorire il proprio tornaconto personale. Quindi, passiamo sul PC. E mi trovo sul gruppo di FIFA Ultimate Team Italia, una delle community più grandi che si trova su Facebook, social un po' da boomer Facebook, però community più grande in Italia. Quindi, insomma, vuoi o non vuoi raccoglie tanti utenti di foot. E c'è questo post, ma è solamente uno di una lunga serie che ho visto nella giornata odierna, perché anche in alcune live se ne è parlato, eccetera, eccetera, si è accesa questa miccia della quale, vi ripeto, io già sapevo. E si parla appunto in questo post. Ebbene sì. Ci sono alcune persone che riescono dietro l'autopagamento, si parla di cifre comprese tra i 400 e i 1000 euro, a mettere dentro i vari account ogni giocatore possibile. Partendo dal presupposto che spero bannino prontamente sia chi vende che compra, assunto che un'azienda come EA possa farsi infinocchiare, dice l'utente. Come potete vedere, qui vengono riportati alcuni esempi, vediamo nei non assegnati carte non scambiabili come Ronaldo, Gullit, Vieira, Cristiano, Bruno Fernandes, Toti, Pelé, Ronaldo e Gullit Moment, gente che vende account non scambiabili pieni di carte al suo interno, altri che prendono Ronaldo, Gullit, Vieira Moments, quindi già qui insomma uno inizia a pensare, dici, ma che cosa sta succedendo? Massive premessa che va fatta in questo momento. Cosa succede? Ci sono dei funzionari all'interno di EA che hanno la possibilità di interagire con gli account e mettere all'interno di questi qualsiasi tipo di giocatore, ok? In linea di massima, tali funzionari dovrebbero agire in maniera lecita, ossia dovrebbero mettere le carte 99 dei giocatori professionisti, dare appunto regali in caso di eventi o a personalità celebri, appunto VIP. Ad esempio, in una live recentemente, Federico Chiesa affermava di aver ricevuto il Renove Mid un po' di tempo fa regalato da EA. Ma ci sta, voglio dire, se c'è un comparto della tua azienda che è deputato a fare questo, è bene che sia fatto. Ma è bene che sia fatto in maniera corretta. Non che c'è gente che ha messo in atto, raga, un vero e proprio sottobosco, un black market dei calciatori. Perché magari c'è chi se lo può permettere e dice, vabbè, se io me lo posso permettere, faccio coi soldi miei quello che va bene, quello che mi pare, e siamo d'accordo. Ma il problema è a monte, perché deve esserci questa possibilità di imbrogliare? E vi assicuro che è tutto vero. E voi mi dite, ma come fai a sapere che è tutto vero? Perché io mi sono finto un cliente e sono riuscito a interagire con un intermediario. Difatti, tu non arrivi mai a parlare con colui che è dentro il sistema, ma parli sempre con questi intermediari. Quindi, che cosa succede? Questa è la prima prova che vi voglio andare a far vedere. Questo sono io, questo è quello che mi risponde. Come potete vedere, 4 marzo, quindi sono venuto a conoscenza di questa cosa, come vi dicevo, già da un po'. Scrivo, ovviamente persona straniera, sono molto interessato in uno dei tuoi bundle. Tu sai, potrei sapere qualche informazione in più sui pacchetti che posso acquistare? E lui mi fa, certo,
Ciao, scusa per la risposta in ritardo, per alcune ragioni non vedevo il tuo messaggio. Al momento abbiamo due pacchetti e abbiamo tre icone o tre icone e due toti. Vi inizia a tornare la cosa? Tre icone o tre icone e due toti? Tre icone e due toti. Tre icone. Tre icone. Quindi le somiglianze tra questa pratica e questi screen iniziano a essere pericolosamente molto 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 simili. E io rispondo gasato: "Wow, che prezzo mi fai?" Il prezzo per queste tre è 750 euro e il prezzo per 3 più 2 toti è 1000 euro. Io posso dare, così come ho dato a questo tuo amico lo stesso prezzo, e quindi fare 600 euro per le tre icone e 850 per i tre toti, i tre icone e due toti. E io gli scrivo: "Rischio ban? Queste carte arrivano direttamente da EA?" E lui mi fa: "Guarda, queste sono alcune delle foto di clienti, insomma, soddisfatti dopo l'acquisto. Nessun rischio. Non ti posso dire per sicurezza da chi arrivano le carte, ma sappi che non ci sono rischi. La gente paga 2500 dollari per R9 Moments o 1000 per Gullit quando basta semplicemente comprarli da noi." Io gli ho detto: "Puoi insomma farmi vedere un attimino le carte?" E lui ha detto che gli serviva semplicemente poi per metterle sul mio account, quello che è il mio PSN, oppure insomma il mio EA ID, e ce le mandano ogni lunedì, una sola volta a settimana loro vanno a mandare queste carte qui. Queste sono tutte le foto che lui mi ha mandato di clienti, tra virgolette, soddisfatti della cosa. Ed eccoci qua, eccole qua le foto, le ho scaricate, le ho piazzate in questo file prove, ed eccoci qua, squadra piena di toti, con le icone Moments. Squadra piena di toti con le icone Moments, squadra con tre icone Moments e due toti. Abbiamo due icone Moments, quindi vedete come effettivamente quello che lui mi andava a dire trovava un'immediata risposta in quelle che sono le prove che lui stesso andava a fornirmi, quindi quelli che erano happy customers, quindi lui era fiero, clienti soddisfatti. Non vi faccio vedere quanto è diventato pressante quando sono sparito e non gli ho più risposto in merito al fatto se volessi o meno andare ad acquistare queste benedette carte da lui. Non avete idea quanto è diventato ossessivo compulsivo. Comunque vedete che insomma si tratta di un qualcosa che funziona, no? Adesso il problema qual è? Io sono sicuro al 100% che questa è una pratica di cui EA non è al corrente. Semplicemente c'è qualche furbetto che dall'interno si sta arricchendo e se ne sta arricchendo anche in maniera molto importante, visto che parliamo di carte che sono non scambiabili e quindi non vanno poi a essere tracciate sul mercato, e il pagamento che loro non richiedono è un PayPal. Quindi è tutto a nero, totalmente black questa cosa, e va semplicemente a fare quello che è il tornaconto di alcune persone. Io adesso non voglio sapere, e non lo so questo, se effettivamente qualcuno dentro da EA o parti terze. So solo che c'è questa pratica, so solo che è una vergogna contro tutti quelli che giocano in maniera pulita, in maniera regolare, che fanno un anno di Weekend League senza trovare niente, facendosi magari il sangue amaro, e c'è gente che invece cacciando 500 euro va a fare squadroni incredibili. Vi dico che in Italia è stato fatto anche su account di pro player. Vi dico questo, vi dico questo. Quindi è un malcostume che è diffuso. Io spero che questo video giri il più possibile, perché secondo me queste persone vanno effettivamente denunciate sotto questo punto di vista, per far arrivare a EA dei ban contro quella che è una pratica assolutamente illegale in questo momento e che va contro quello che è il fair play e il naturale svolgersi del gioco. Barare è facile, piace a tutti, ovviamente, no? Trovare le scorciatoie e i sotterfugi, ma questo non è il modo giusto, a mio modo di vedere. Quindi, raga, fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti. Vi raccomando, più che mai, buildiamo una bella discussione. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivetevi per questi altri contenuti. Ci
In descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, sospese fino a giovedì che sono a Milano. E nulla ragazzi, io vi auguro una buona giornata, molto perplesso, un salutone al vostro Liberoschi. Ciao ragazzi.